presentarli al gruppo di World Soul, prima di entrare nel vivo di questa, di queste storie, di queste vite, di queste storie da atleti, vogliamo un attimo invitare il patron di Goldspan, Emanuele Laiatici, qui sul palco, perché ha da raccontarci una grandissima novità, una grandissima sorpresa per questi ragazzi di World Soul. Emanuele, benvenuto. Grazie. No, benvenuti a tutti loro che ci hanno raggiunto in questo giorno di Fiera Cavalli. Grazie a tutti voi, a quelli che già conosco e a quelli che ho conosciuto oggi. Ed è proprio per quelli che ho conosciuto oggi che ho una sorpresa. Intanto io ho incontrato World Soul lo scorso anno, è stato veramente un grande piacere, sono stato a trovarli presso il loro centro di allenamento, ho conosciuto Federico, ho conosciuto la signora Ghea ed è stata veramente una grande emozione, mi sono veramente fatto prendere da questo bellissimo gruppo, da questa bellissima iniziativa e quindi come Goldspan abbiamo deciso di iniziare una collaborazione, di iniziare un supporto di tipo tecnico nei confronti della World Soul Onlus. E poi qualche giorno fa mi è stato annunciato dalla presidente Ghea Einaudi che la famiglia stava crescendo, che stavano arrivando nuovi cavalli, che stavano arrivando soprattutto nuovi atleti che si sarebbero impegnati in queste grandi imprese del paradressage. E quindi come Goldspan Italia abbiamo deciso appunto di raddoppiare per il prossimo anno il nostro supporto tecnico e questa era la sorpresa che dovevo annunciare stamattina. Spero che la nostra collaborazione vada avanti così, che voi abbiate sempre migliori successi e lascio comunque la parola a voi perché oggi è il vostro studio. Buona giornata e buona fiera. Grazie mille, direi che questa è davvero una sorpresa straordinaria, complimenti e un grandissimo grazie ad Emanuele Laiatici di Goldspan Italia. Allora qui di fianco a me abbiamo Brigida Nigro, Matteo Francucci, Federica Sileoni, Federico Lunghi e Alessandro Benedetti e prima di iniziare a lasciare la parola a loro direi di vedere insieme una piccola presentazione di questo che è World Soul, vediamolo insieme. World Soul è un'associazione che si occupa del paradressage, c'è un ramo dello sport paralimpico e vorremmo aiutare i nostri ragazzi in tutto, dal cavallo alla logistica e soprattutto è un po' la mia vita, ecco. Senza questo io non potrei vivere, ecco. Com'è? Sto bene? Dormite bene? Stavo cercando di fare il maniscalco, adesso siamo secondo me una bella strada e speriamo di arrivare all'obiettivo. Meglio. Così? Oh. Siamo una squadra molto unita e questo è importante sia da Iella e Ghea insieme, sia Malinda, i groom, Nacho, gli atleti, la Silvia, i veterinari. Abbiamo tutte le carte per arrivare veramente a alti livelli. Messo, funzione. Fedone ormai ha già la sua esperienza, ha già fatto un campionato del mondo, ha fatto un campionato europeo. Ha tanta esperienza già ormai lui. Quella sensibilità, quella purezza che ha a cavallo, che quando entra in gara sa cogliere l'attimo come penso pochi riescano a fare. Io sono un socio della World Soul, faccio il dressage,
E questa cosa mi piace tantissimo, perché io voglio fare le gare più importantissime. Fedone per me, come penso per tanti, un grande esempio, poi sempre motivatore verso i suoi compagni, no? C'ha sempre la parola buona, sempre la forza. Opa, bel corpo meglio! Grazie Fede. Super galoppo meglio, vai, vai, vai. Un bel galoppo. Bene, bene. Tappa di preghi. Vai. Federica è una ragazza giovane, è entrata nel nostro team da poco, però ha tutta la stoffa per fare una buona strada e fare degli ottimi risultati. Io devo ringraziare Fedone che in campo prova ha dato un sostegno fantastico, è stato fantastico e quindi super, siamo un grandissimo team. Monto da quando avevo 7 anni e sono nel para dressage da 2 anni. Prima infatti facevo completo e quindi è un mondo appunto nuovo. Però poi entri nel meccanismo appunto di creare il binomio con il cavallo, che nel dressage è fondamentale. Che poi secondo me è l'essenza dell'equitazione, nel senso che per prima cosa c'è il rapporto che uno ha con il cavallo. Quando uno riesce a creare il binomio, poi vengono anche i risultati, penso. Spero. Loro con il cavallo diventano tutt'uno, quindi si perde qualsiasi difetto, chiamiamolo così, che chi è che non ha difetti, no? Guarda, questa è un'Elia, Madonna. Sembrava con l'estello, qui c'è il luce tipo. Giove che dice. Hai preso te lo spezzatino o qualcosa del genere? Cos'è? Sono sporca di aspetta, che ora lo sento la tua mamma. Prima di conoscere Ghea non ho mai toccato neanche un cavallo. Poi piano piano con questo ambiente di cavalli mi è piaciuto, quindi. Si viaggia in parallelo tra divertimento, gioia, anche leggerezza, ma allo stesso tempo grande professionalità, grande impegno, grande serietà. Bisogna ringraziare soprattutto chi lavora ogni giorno per noi, per i ragazzi, per me e al di là di tutto anche con il cuore. Questo per me è fondamentale. Buonanotte Fede. Buonanotte. Ma guarda, se non ci fossero tutti mica arrivi alle Olimpiadi te, oh. Le Olimpiadi. Io mi sento competitivo, poi mi sento tantissimo, mi impegno tantissimo. Tokyo si sta avvicinando e ancora probabilmente non connetto molto l'idea, insomma. Secondo me per un atleta è il massimo, è la massima ispirazione. Preparate, vi accomodate per la Tokyo. Ok, va bene. Ha detto di preparare bene la cavalla per Tokyo. Cavalli così vanno seguiti all'incirca una volta alla settimana, ma magari capita di venire 2 volte lo stesso giorno. Il veterinario Fabri, e sa cosa sono i cavalli per me, quindi per quello lui segue questi cavalli con un certo amore. E questo fa un grande veterinario ed è il veterinario nostro, la Warsaw, perché è un po' l'animo di ogni persona che è dentro a noi, no? Sempre stato un mio sogno andare alle Olimpiadi, quindi andarci anche in veste di veterinario è una grossa soddisfazione. Vi mando l'audio WhatsApp. Dressage si fa sport, si sta a famiglia e siamo tutti uguali. In fondo siamo tutti uguali, in maniera diversa, ma siamo tutti uguali. Abbiamo visto
visto questa presentazione del progetto World Soul, che infatti offre proprio ai paraatleti la possibilità e l'opportunità di praticare e vivere le emozioni dello sport equestre. Infatti questi quattro ragazzi qui alla mia destra credo che sono qui oggi perché li unisce una cosa che tutti hanno in comune, che è una grandissima passione sia per l'equitazione che per i cavalli, il cavallo che abbatte qualsiasi disabilità fisica ma anche psichica. Adesso vogliamo subito dare a voi la parola finalmente e sentire un po' da voi come è nata la vostra passione per il cavallo e per l'equitazione. Chi vuole iniziare? Brigida? Buongiorno a tutti. Io ho iniziato ad andare a cavallo quando avevo 10 anni e da quel giorno non ho più smesso. Ho iniziato con un percorso di riabilitazione equestre. Invece 5 anni fa ho iniziato a fare il paradressage e mi sono innamorata ancora di più del cavallo. Per me il cavallo rappresenta un po' tutto, principalmente lo definisco che le mie gambe, perché quando sono con lui mi sento a mio agio, mi permette di muovermi da sola senza l'aiuto di nessuno. Questo è fantastico per me. Grazie mille. Federica? Ciao a tutti. Io ho iniziato ad andare a cavallo quando avevo 7 anni. Le mie prime gare sono state con, appunto, ho gareggiato nei normo, facendo completo, salto ostacoli. E poi mi sono avvicinata al mondo del paradressage. E tra l'altro hai anche ottenuto dei risultati straordinari facendo queste discipline. Sì, è stato... Sì. Insomma, ho vinto i campionati italiani nel 2017. Sì. E poi mi ero un po' allontanata dicendo, smettendo di far gare per l'università, ma in realtà poi quando uno è innamorato di questo sport non smette mai di farlo. E poi ti sei avvicinata al paradressage. Mi sono avvicinata al paradressage 2 anni fa e poi ho incontrato praticamente subito Alessandro e Ghea e niente, mi si è aperto un nuovo mondo, una bellissima esperienza insomma. Un nuovo mondo con altrettanti successi, dei quali parleremo tra un attimo, però intanto diamo la parola anche a Matteo. Ciao Matteo. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao, buongiorno. Com'è nata la tua passione per i cavalli? Guarda, la mia passione è nata, diciamo, da bimbo, più o meno come loro, a 6-7 anni. E, perché cioè, io vengo da una piccola città e il mio nonno aveva animali da fattoria, quindi comunque c'era anche il cavallo. Ho iniziato in un piccolo maneggio a Rieti dove praticavo salto insieme alle persone normo e fino al più o meno a una 115 così negli anni eccetera. Poi nei social ho visto Ghea e la World Soul e contemporaneamente in quel tempo mi ero avvicinato al mondo del dressage e del para. C'è stato un incontro a San Nicola molto fortuito in quella volta e poi niente, poi da lì ho conosciuto Alessandro, tutto il team e poi ecco, piano piano ho iniziato a montare con loro. Grazie mille. Grazie a voi. E Federico? Buongiorno a tutti. Ciao. Io ho iniziato da poco anni la fattoria in Perugia, poi io sono pensato all'uomo, sacco scacchi, poi io mi sono integrato in Gressace, poi sono passato a Pala Gressace, poi io a 8 anni sono andato a Sole, ma mi sono fermato alla Grea, poi mio mitico istruttore Alessandro Benedetti. Grazie. Grazie mille. Alessandro, vicepresidente e tecnico di World Soul, raccontaci un po' del progetto e delle tue attività all'interno di questa squadra. Allora, io mi occupo, sì, sono vicepresidente,
il presidente Gheo Einaudi, che non si fa vedere, vabbè. Io faccio la parte più che altro tecnica del progetto, dove seguo i ragazzi nel lavoro quotidiano e nelle gare, nelle competizioni e nel lavoro dei cavalli. Niente, il progetto è, come abbiamo visto, è stato creato da Gea nel 2016. Nel 2016, esatto. Siamo partiti con un atleta, adesso abbiamo... Siete partito, se non mi sbaglio, con Matteo? No, siamo partiti con degli atleti stranieri, inizialmente. Sì. E poi è arrivato, diciamo, il più anziano del nostro gruppo è Federico. Sì. E poi piano piano abbiamo preso altri atleti, direi, promettenti per il futuro. E niente, Federico è quello più esperto, dove ha già sulle spalle un campionato del mondo, un campionato europeo, più doveva partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo, però purtroppo per una caduta non è potuta andare, e a questo punto è andata Federica, che ha fatto un'ottima, esatto, prestazione. Poi abbiamo Matteo, che è entrato nel nostro team da quest'anno, diciamo, no? Da quest'anno, che ha comprato un bellissimo cavallo. E la più piccolina è Brigida, che è entrata da un mese. E niente, abbiamo un bel team promettente. Allora ritorniamo da Federico. E Federico, ci racconti un po' la tua storia dentro World Soul, visto che ci sei già da tanti anni, i cavalli che monti e un po' i sogni nel cassetto? Prima cavallo, prima cavallo buco, la Grasse Mari, e poi adesso buco cavallo uomo, che so come si chiama, Sapò. Adesso con questo cavallo io farò le gare più accompagnatissimo, Porca Crisme, tipo Bogliani, l'anno prossimo, nel 2022, nel 2023 farò Europei, nel 2024 in Paralimpiadi a Parigi. Direi che è un programma molto impegnativo, ma insomma i sogni servono per progredire e per andare avanti. Matteo, ci racconti dei tuoi cavalli e della tua storia con World Soul? Cosa significa per te far parte di questa squadra? Fare parte di World Soul è stato un onore che veramente giorno dopo giorno è in continuo sviluppo, perché comunque è un team affiatato, è un team vivo, dove si vive effettivamente la quotidianità di una scuderia a pieno e non solo. I cavalli che monto principalmente, ecco, come diceva Alessandro, da poco ho acquistato un cavallo, Frederic, e quindi monto principalmente lui e niente. Ora, quando vado su, insomma, a Pisa, perché non abitando ancora in zona, ecco, io faccio un po' ancora da spola tra casa e lavoro e poi il maneggio. E quali sono i tuoi obiettivi? Gli obiettivi sono tanti, ora poi dipende da come vanno le cose. Comunque principalmente, diciamo che il sogno di tutti sono le Olimpiadi, però tutto quello che viene prima bisogna, diciamo, conquistarselo giorno per giorno, ecco. Alla tua destra è seduta Federica.
Federica Sileoni, tu hai già partecipato alle Paralimpiadi di quest'anno, raccontaci un po' com'è andata dei tuoi cavalli, perché insomma ti sei anche dovuta qualificare e stai montando due cavalli attualmente, sì, di World Soul. Sì, io sono entrata nel team World Soul 2 anni fa e quindi non pensavo che in così poco tempo di arrivare così in alto, insomma, è l'obiettivo che tutti gli atleti sognano. E Tokyo è stato magico, perché abbiamo vissuto in un mondo parallelo per 20 giorni, io sono arrivata a Tokyo con gli occhi a cuoricino e sono andata via così, insomma, è stato bellissimo, tutto fantastico. Il primo giorno di gara è andata veramente bene, poi ho la fortuna di montare Berberi, detta Bubi, che è una cavalla con moltissima esperienza, ha già fatto Rio con l'Olanda, quindi mi ha aiutato molto questo. Quando sono entrata lì nell'arena c'è stato un momento in cui ho detto wow, ci sono veramente, e lì mi sono sentita sicura perché avevo Bubi sotto con me, insomma. Quindi è stato, cioè ancora mi emoziono quasi, quindi bello. Raccontaci qualcosa in più di Berberi. Berberi è una cavalla di appunto 15 anni e il feeling non è nato subito perché non era il mio tipo di cavalla, insomma. Poi giorno per giorno abbiamo un po' costruito il cosiddetto binomio, abbiamo fatto insomma squadra io e lei, grazie ad Ale, grazie a Laura Cons, abbiamo insomma lavorato molto per creare questo binomio. E adesso abbiamo anche le giornate no, perché poi lei comunque è un po' femmina, un po' peperina, però... Credo che per te sia già arrivato, avverato uno dei più grandi sogni della tua vita, perché insomma la partecipazione alle Paralimpiadi deve essere veramente una cosa straordinaria, ma sicuramente avrai anche altri obiettivi. Beh sì, l'obiettivo è quello di continuare su questa strada, quindi sì, come diceva Fedone, ci sono i mondiali, poi ci sono gli europei, poi c'è Parigi. Quindi appunto dopo Tokyo io ho capito che questa è la mia strada ed è questo che voglio fare. Complimenti e grazie mille. Grazie. Tocca a te, ci vuoi raccontare un po' della tua storia di World Soul? Ci sei da pochi mesi e quali cavalli monti all'interno della Onlus? Ok, sì, io sono entrata da poco, da circa un mese, e ho con me un cavallo che si chiama Zizifo. Con lui mi sono trovata fin dal primo momento già a mio agio, mi capisce tantissimo già nelle richieste, nelle varie cose che gli vado a chiedere, quindi ho un bellissimo feeling con lui. Poi per me è stato anche un pochino più complicato perché il cavallo magari non era tanto abituato con i frustini, con la doppia frusta, e quindi con me lo deve utilizzare per forza, e quindi ci stiamo trovando bene. E i tuoi obiettivi? I miei obiettivi, come tutti loro, mi auguro anch'io di un giorno arrivare ai massimi livelli dell'equitazione. Allora ragazzi, vi ringrazio tantissimo che siete stati qui, che ci avete raccontato una piccola parte della vostra storia, dei vostri sogni nel cassetto e della vostra storia con World Soul Onlus. Voi anche finalmente avete portato un po' di dressage qui alla fiera, perché qui saltano ma di dressage si vede ben poco, e invece con voi arriva questo piccolo tocco di dressage anche a Jumping Verona. Ragazzi, grazie mille di essere stati qui con noi questa mattina. Vi vedremo poi sabato sera durante la sfilata di Cavalleria Toscana e ovviamente vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per tutti i vostri progetti futuri e per tutti i vostri obiettivi, e fateci sognare. Grazie mille. Grazie.